Ragazzi, buongiorno a tutti. Io spero che riusciate a vedermi. Magari fatemi qualche cenno. Ditemi se mi vedete. Buongiorno a tutti. Ho cercato il punto con la luce un po' migliore perché va e viene. Allora, aspetto di capire se c'è qualcuno o no. Fatemi un cenno. Ok, uno. Allora, intanto che vi collegate. Allora, io sono oggi all'aperto perché ovviamente avevo uno spazio in casa molto 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 ristretto. Ciao David, buongiorno a tutti ragazzi. E, siamo in aperto parco giochi, per ora non c'è nessuno, poca luce, mi dispiace. E, allora, l'attrezzatura per oggi che ci servirà, come da nome, zaino, due bottiglie d'acqua, mi raccomando, piene dentro, il vostro corpo e un tappetino per dopo per gli addominali. Allora, io aspetto che ci sia qualcuno collegato, siete in 12, ciao a tutti ragazzi. E, allora, chi è da casa e ha... e so che molti di voi ce l'hanno, un bilanciere, piccoli attrezzi, pesetti, potete benissimo prendere quelli, anzi, molto meglio. E basta, per il resto per me si può iniziare. Allora, una cosa che mi prendo è il mio foglietto, semplicemente perché già la diretta mi mette l'agitazione. Così ho la mia traccia di quello che voglio farvi fare. Allora, ci scaldiamo. Ditemi se mi vedete da qui. Con una calciata dietro. Sempre respirando. Oggi andremo a lavorare le gambe con squat e affondi. La parte alta, bicipiti, tricipiti, spalle e gli addominali. Ginocchia al petto. Io mi riscalerò un pochino perché fuori fa un pochino fresco. Su alte, più alte che riuscite. E jumping jack. Via, 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 via. Ancora. Mi fermo, posizione squat e iniziamo. 1, 2, senza fretta, cerca di scendere più giù possibile. Come vi dico sempre anche a lezione, le chiappe vanno in buca. Ancora, 8, e 1, scendi e mantieni l'isometria. Ciao Cri, ciao Cri, qualcosa riesco a leggere. Mantieni ancora l'isometria. Stesso lavoro lo faremo sugli affondi, salgo. Gamba destra, 1, torna, 2, torna, 3, torna, 4, torna, 5, torna, affondi dietro, 6, 7, 8, il più lungo possibile, 9 e 10, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
riapri in squat e raddoppiamo. Due molleggi e risali. Due molleggi e risali. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci e blocchi. Tieni l'isometria, respira, non salire. Ogni tanto vi leggo, ciao ragazzi. E sali, gamba destra, gamba sinistra si alternano ora, sempre a fondo dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10. Aggiungiamo le braccia. Scendi, tocca, spingi. Scendi, su. Se riesci, aumenta un po' il ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, scendi, blocca in isometria. Si raddoppia. 1, 2 in buca, spingi in alto. 1, 2 in buca, spingi in alto. Su. 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 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Prendiamo il nostro pseudo bilanciere, diciamo il bilanciere ai tempi del coronavirus, è uno zaino con dentro due bottiglie possibilmente piene. Se sono da 2 litri, meglio. Cercate di mettere lo zaino molto 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 corto in modo che arrivi su alto nella schiena e non vi vada a toccare le mele. Lo carichiamo. Se volete potete metterci dentro qualsiasi altra cosa, che faccia un bel peso. Mi posiziono con lo zaino. Iniziamo il nostro lavoro sulle gambe. Andremo sempre di squat, ma cercheremo di mantenere l'isometria aggiungendoci i molleggi. Quindi seguitemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo, mantengo l'isometria e vado a fare piccoli molleggi sul posto. Giù, 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 giù. Ogni molleggio cerca di scendere. Scendi, non andare né troppo indietro né troppo avanti. Giù, giù, giù. Ancora. Risali, si riparte, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Blocca in isometria. Non andare in apnea, respira sempre. Si sono piccoli molleggi, ora continuati, giù, 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 ogni volta cerca di scendere, anche se brucia rimani, si risale, terzo giro, uno, anche se brucia continua, due, tre, quattro, cinque, sei, 7,
9, 10, blocca, mantieni l'isometria e respira. Pronti? 1, 2. Ancora, 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 non salire. Devi sentire che brucia tutto. E pronti? Quarto e ultimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blocca, rimani, sta venendo caldo, molto bene. E ora piccoli molleggi, giù, 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 scendi con le mele. Si risale e sciogli. Ora andremo a lavorare sullo spostamento, sempre con lo squat. Quindi mi vedrete laterale e mi sposterò alla mia destra. Voi farete la stessa cosa se siete fuori, bene, se siete in casa e spero che abbiate un corridoio più o meno lungo, altrimenti lo fate sul posto aprendo e chiudendo, ovvero uno e torno, uno e torno, questo. Voglio uno squat bello grande, più è grande meglio è. Chi ha la possibilità di farlo camminando si sposta lateralmente, quindi almeno 10 volte, 10 passi, 2, 3, 4, io non andrò in fondo al prato, 5, 6, e lo farò gli ultimi sul posto, 7, 8, 9 e 10, si ritorna, quindi con l'altra gamba che fa da movimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno in posizione, tengo lo squat. Lo squat lo teniamo al parallelo, non sotto, non sopra, parallelo. Questo perché ora si andranno a fare dei molleggi sotto, sopra il parallelo e poi sotto, sopra il parallelo. Ora si scende, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sopra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sopra, sotto, sopra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devono bruciare, sciogli perché si ripete, si fa il secondo giro uguale, in posizione, laterale ad andare, laterale a tornare, 10 più 10, o li fai sul posto, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, ricordati belli lunghi, 5, belli con un'ampiezza bella grande, 6, 9, 10 e frontale scendi, si ritorna in buca, sopra la buca, sotto sopra la buca, un pump molto veloce, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo giro, il terzo, si ripete, mi raccomando le gambe devono essere esplosive, soprattutto nel sotto sopra buca, pronti? Ultimo, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, si torna, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, frontale, scendi, la buca è, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sopra la buca, via, 5, 4, 3, 2, 1, tutto sotto, sopra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io le sento bruciare, voi? A me bruciano da morire. Sciogli, sciogli. Ora si ripete la stessa cosa ma con gli affondi walking. Quindi anche qui è stesso discorso. Chi ha il corridoio o è in giardino all'aperto lo può fare appunto all'aperto. Chi ha un corridoio ne scelga uno molto lungo. Chi non ce l'ha lo farà alternato. Quindi uno e uno. Uno e uno. Ok? Io farò un pezzettino ad andare, un pezzettino a tornare. Possibilmente cercate di fare almeno 20 passi tra l'andata e il ritorno. Ci vediamo qui tra 20 passi. Conto, cerco di contare e non sbagliarmi. E uno. Sono lunghi gli passi, eh? Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Otto. Nove. 10, siamo a metà, chi ha il bilanciere lo usi, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi fermo sul posto, inizia la gamba destra, lungo dietro, scendi sul posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Occhio, tieni l'isometria. Angolo retto più angolo retto. Respira. Non salire. 5, 4, 3, 2, 1. Piccoli. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, tutto dall'altra e lunga dietro la sinistra, 1, 2, 3, carica sul gluteo della gamba in appoggio, 4, 5, quella davanti, 6, 7, 8, 9 e 10, blocca in isometria, non appoggiare il ginocchio a terra. Lo so che brucia, devo resistere. Occhio che partono i molleggi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sali, sciogli. Secondo giro. Sempre 20 passi. Io sono andata e tornata più volte per non andare al fondo del parco giochi. Potete fare la stessa cosa in casa. Scusatemi le spalle. E 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, siamo a metà, via, 1, 2, 3, 4, 5, torna, 6, 7, 8, 9 e 10, fermi, gamba destra. Lungo l'affondo, mi raccomando, fai lavorare il gluteo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8, 9 e 10. Blocca in isometria, tieni, resisti. Lo dico anche per me che sto morendo, eh. E 8, 7. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Si cambia. Lungo dietro l'affondo. No, queste cose qui, Lungo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Blocca in isometria. Pronti? Via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ultimo. Si sale, ultimo giro. Si ripete uguale. Come vanno le gambe? Mi raccomando, la schiena dritta. Mi sembra di vedervi, Schiene qui. Subo le dritte, tengo gli addominali. Ultimo giro. Altri 20 passi. Andate e ritorno io. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lunghi passi. 8, 9, 10. Siamo a metà ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A una, dietro, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blocca in isometria, resisti, anche se bruciano, via i piccoli pump veloci, op, op, 5, 4, 3, 2, si cambia, e lungo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Blocca, giù. Pronti? Piccoli. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sali e sciogli le gambe. Ora togli la zavorra, togli il bilanciere. Da dentro lo zaino preleviamo le due bottiglie d'acqua. Se volete bere, bevete, ma bevete da tutte e due. Cioè, devono essere, i pesi devono essere uguali, quindi occhio, Sto scherzando. Allora, iniziamo la parte up. Allora, la parte sotto non è finita, C'è il secondo round. La parte alta, iniziamo con i bicipiti. Quindi, le due bottiglie, o bottigliette, o bottiglioni, o manubri, meglio manubri. Anzi, prendiamolo, sì, così, va benissimo. Questa presa, se avete la presa centrale del collo della bottiglia, meglio. Tengo gli addominali, non spancio, non vado indietro. Mi posiziono, anzi mi metto così, magari mi vedete meglio. Faremo 4 ripetizioni con il blocco isometrico per i bicipiti. Come dico sempre, non sono movimenti a metà, ma sono completi. Distendo e scendo completa in alto, ok? Saranno 10 movimenti più il blocco isometrico per 4 volte senza pausa. Ok? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blocca in isometria ad angolo retto. Tieni. Respira. 4, 3, 2, 1. Si riparte. Via. 1, completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blocca l'isometria. Qui, respira sempre. Chi ha preso i dischi a casa o i manubri non li cambia e non scende di peso, troppo tardi ormai. Via. 1, 2,
3. Intanto sta arrivando del pubblico. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Blocca, respira, respiro, butto fuori. Ultimo, quarto giro, pronti, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blocca in isometria. Non mollate i manubri o bottiglie, quello che avete in mano, perché c'è una sorpresina. A lezione lo dico sempre alla fine, perché sennò poi a metà mi mollano. Non si molla da qui, ora si va ad esaurire in un pump veloce. Quanti movimenti riuscite a fare non importa. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portati almeno 10, 8, dai, 9, 10, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molla. Se senti i bicipiti che hanno lavorato, bene, altrimenti la prossima volta aumenti il carico. Allunga. Più. Allunga. Ora si farà lo stesso lavoro per i tricipiti. Vi do due varianti, questo perché so che alcuni di voi a lezione, per esempio, non riescono a sentire tanto bene la French, che è questa qui dietro. Mi abbasso. Non i gomiti larghi, è sempre, ricordatevi, hanno le calamite tra di loro, si tengono chiusi perché le calamite li attraggono. Spingo su, cerco di scendere al massimo e portare su. Diversamente vi do la seconda variante, che so che ad alcuni viene meglio, che sono le spinte. Dietro, ovviamente non sono qui, sempre gomiti stretti, e porto il tricipite indietro a chiudere. La contrazione deve essere volontaria, non a braccio molliccio, eh. Allora, io farò le spinte perché credo che molti di voi faranno le spinte. E si lavora come per il bicipite. 4 giri, 10 movimenti più il blocco isometrico e l'ultimo sempre un pump veloce, ok? Ad esaurire, cercando di fare almeno 10 movimenti, se mi riescono anche più. Pronti? Ho le foglie attaccate ovunque. Via. Allora, go. 1, 2, 3, contrai, 4, 5, 6, 7, 8, non farli veloce ora, 9, 10, tira forte, devi contrarre al massimo, li voglio duri sti tricipiti, duri, mica vogliamo far scendere la tendina, eh. E via il secondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tira forte il tricipite, rimani. Ancora. E via col terzo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e tirali forte, strizza. Manca l'ultimo, eh? Dai, non si molla ora. Via, l'ultimo, quarto giro, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tira forte indietro. Siete pronti per il pump? Ora è veloce, mi raccomando, ad esaurire. Almeno 10, cerca di farli. Via. 1, 2, 3, questi sono più veloci. 4, 5, 6, 7, 8, 9
10. Oddio, benissimo. Mentre si recupera, vi servirà una bottiglia per fare il terzo gruppo muscolare. Cioè abbiamo fatto le gambe, parte alta, aggiungiamo gli addominali. Allora, gli addominali prendiamo una bottiglia o un disco o due dischi o due bottiglie per chi è strong. Io sono un po' in pendenza. Allora, vi avevo messo. Allora, mi giro per così, va? Sperando che riusciate a vedermi lo stesso. Sì, allora, vai Ali, grazie. Un po' di ansia ce l'ho. Faccio finta che ci siano le ragazze in sala che si lamentano, vero? Sempre che si lamentano. No, quello no. No, quell'altro no. Ali, basta, sei pazza, sei matta. Allora, si faranno tre giri. Non voglio questo, questo, no? I piedi sono vicino all'altro, uno attaccato all'altro. Con la bottiglia cercate di scendere laterale, Russian twist. Cerchiamo di fare 20 movimenti. Continueremo ad andare a fare focus sugli obliqui, girandomi in plank twist qui. Mi raccomando, i sederi non qua su, non qua giù. Tengo l'orizzontalità, retroversione del bacino e tengo facendo il twist ancora, ok? Cercando di, come dire, ruotare su me stessa, non andare a destra e a sinistra, ma ruoto su me stessa, ok? Non ho il cronometro, non ho l'orologio, andremo anche qui a rotazioni. 20 colpi twist, 20 colpi twist, ok? Così se uno è all'aperto e non ha il nulla, conta, conta, ok? Sono tre, tre giri, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Girati subito, non perdere tempo. Qui, retroversione e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Risali e bottiglia, si parte. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. In fondo lo stanno facendo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Non capisco se mi stanno prendendo per il sedere o no. Via. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A me bruciano, eh? Pronti? L'ultimo. Su, via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'ultimo sforzo, dai, 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 che l'addome è finito. Via, posizione in twist, plank, via. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Appoggio le ginocchia e mi allungo avanti. Non è finita, Piano piano scivolo e allontano le spalle dalle orecchie e salgo. Per la vostra gioia, ora io non so esattamente quanto tempo sia passato, credo un 20 minuti, voglio sperare non di più perché non mi rendo conto, e vi toccherà farlo tutto con il front, ovvero ricarichiamo il nostro zaino ma lo metteremo davanti, quindi diventeranno degli squat, dei front squat. Pronti? Go! Chi ha il bilanciere, come sempre quando siamo a lezione, o lo tiene così, vi ricordate il bilanciere qui senza strozzarvi, sui gomiti. Gli addominali devono stare belli in tensione nel front squat. Chi non ha il bilanciere, non ha le bottiglie, non ha lo zaino, lo fa libero, con le braccia incrociate alle spalle, oppure con due bottiglie in mano, va benissimo uguale. L'importante è che un carico sia davanti. Lo ricarichiamo lo zaino. Intanto cerco di leggervi. Allora, devo prendere confidenza con questo. Intanto ho fatto cadere anche il supporto. Sono un po'. Ok. Ciao ragazzi, Ingrid, Deborah, Giulia, Cristina, Chiara, David. Ciao a tutti ragazzi. Allora, io ho ricaricato il mio zaino, lo mettiamo frontale. Ah, devo spostare il tappetino altrimenti scaccio tutto. Pronti? Io sparisco dietro lo zaino perché è più grande di me, ci vuol poco. Chi non ha lo zaino, mani incrociate davanti alle spalle, oppure con i pesetti o con le bottiglie d'acqua in mano. Allora, si parte. Ah, è tutto raddoppiato, Quindi le nostre camminate, sia sugli squat che sugli affondi, saranno in doppio pump. Occhio. Andiamo a stroncarle le gambe. Pronti? Si inizia sul posto, riscaldiamo la parte bassa. Cioè, ripetiamo, rimandiamo alla parte bassa. 1, 2, su. 1, 2, su. Cercate di tenere gli addominali che lavorano sempre, siamo in multiarticolare. Ancora, 3, 2, c'è il doppio molleggio, e 1, scendi e blocca, piccoli, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sali, grazie Cri, 37 minuti, via, 1, 2, su, 1, 2, su, 1, 2, su, 1, 2, su, ancora, su, 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 ne manca uno, scendi e blocca, piccoli, via, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, sali. Pronti? Laterale, mi giro, doppio, quindi 1, 2, ok? E conto un passo, 10 passi ad andare, 10 passi a tornare, quindi abbiamo sempre una gamba che si muove, l'altra ferma e poi viceversa. Via, si parte. 1, 2, perché se collegato dopo non avete la possibilità di spostarvi, lo fate sul posto. Quindi 1, 2 e 1, 2 e, ok? L'importante è che lo squat sia molto grande, vogliamo far lavorare tutta la gamba, quadricipite, femorale, glutei. Via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, falli tutti, 7, non barate, 8, 9, doppio molleggio, 10, cambio gamba, via, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siamo a 5, 6, 7, 8, 9, 10, gira, apri, tieni l'isometria, vi ricordate? Buca, sopra la buca, sotto sopra la buca. Pronti? Via, sotto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sopra la buca. 6, 5, 4, 3, 2, 1, sotto, sopra la buca, esplosivo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Secondo giro, sempre con il doppio molleggio dopo pump. Dai, 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 via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siamo a metà, via. 1, sì, 5, ho sbagliato ragazzi, 6, 7, 8, 9, 10, ora si cambia gamba, via, 1, 2, 3, secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, giro frontale, tengo l'isometria, 7 in buca, 7 sopra, 7 sotto sopra, sto morendo, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salire sopra, 7, 6, le gambe, 5, 4, 3, 2, 1, esplosivi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sciogliere, vi sentite? Io sì. Ora due giri con gli affondi che ovviamente saranno in doppio pump come l'abbiamo fatti prima singoli, ora si rifanno ma doppi, quindi 1 2 1 2, contiamo almeno 20 passi, siamo pronti? Le dobbiamo distruggere queste gambe. Mi raccomando, gli affondi non sono questi, sono belli lunghi e devo scendere non con la schiena qua giù, dritta, anche se avete il carico. Pronti? Equilibrio sempre con l'addome. Via. 2, 3, 4, 5.
Mi raccomando, il doppio molleggio, 6, 7, fondamentale, 8, 9, 10, si ripete, via, 1, 2, 3, lungo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, gamba destra, via, lunga, 1, scusate, mi doppio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, scendi e blocca in isometria. Vi ricordate, ora c'è il pump, Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si cambia, dai, 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 che è quasi finita. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, scendi, blocca, non salire, via, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manca l'ultimo di gambe, è finita per le gambe, è finita, resisti. Pronti tutti? 20 passi, doppio pump, mi raccomando, 1, 2, 1, 2, respiro, si parte, via. 1, 2, 5, 6, 7, cerca di farli lunghi, 8, 9, 10, siamo a metà, dai, 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 è finita. 1, 2, non dimenticarti il molleggio, 3, 4, 5, sono lì a controllarvi, ragazze, 6, 7, 8, 9, 10, gamba destra, via, e 1, 2, 2, 3, 4, respira, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, blocca. Ciao ragazzi, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambia, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, scendi, 7, 8, 9, blocca, 10, lì, pronti, via, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ditemi se sentite che le gambe hanno lavorato, voglio un commento, please, io le sento da morire. Allora, si riprendono le due bottiglie, poi giuro vi faccio andare via, basta, ci strecciamo, sapete che io poi quando ci prendo la mano, per me si può stare qui tutto il giorno, Allora, sì, l'altra parte alta, avevo messo lo stesso lavoro che si è fatto prima per le spalle, quindi andremo a prendere le nostre due bottiglie. Cri, bruciano, top! Allora, grande, brava Cri. Allora, alzate laterali. Mi raccomando, queste cose qui no, Tette in fuori, per chi le ha. Tengo gli addominali, io no, tengo gli addominali. Su, cercate di salire possibilmente alla linea della spalla, non sotto,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Blocca in isometria. Qui. Come avevate fatto prima per i bicipiti e i tricipiti, ora si blocca per le spalle. Via. 2. 4, senza fretta. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Blocca. Su. Brucia, 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 brucia. Via, terzo giro e 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, blocca, dai che manca l'ultimo e poi c'è l'esaurimento, dobbiamo portare le spalle ad esaurirsi. Via, dai, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blocca, su, pronti, guarda che ora si parte veloci, via, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, anche se ne hai fatto in meno va benissimo, se volete bere si beve. Un po' da una, un po' dall'altra, perché devono essere ancora i pesi uguali, c'è il secondo giro di spalle. Sto sudando. Ottimo. Può andare? Sono uguali? Insomma, vabbè. Ora si fa la stessa cosa frontale. Allora, se avete forza sufficiente per tenere una bottiglia in una mano, altrimenti ne prendete una bottiglia e lo fate in combo, cioè in senso, scusatemi, abbracciami, tenendo la bottiglia con tutte e due le mani, molto semplicemente. Altrimenti in combo tutte e due, ok? Pronti? Via. 1. Abbiamo fatto prima laterale, ora si farà frontale. 2, 3, 4, 5, senza fretta perché poi dopo c'è il pump, 6, 7, 8, 9 e vai a bloccare in isometria. Alta, non qui, la voglio qui. Mi raccomando, gli addominali. Via, 1, 2, 3, non mi abbandonate, 4, è finita quasi, 5, quasi, 6, 7, 8, 9 e blocca, su. Pronti per il terzo? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Guardate che manca l'ultimo, Pira. E via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, sali e blocca. Pronti per il pump? Ora è veloce, via. 1, 2, 3, 4, 5, almeno 7, 10, almeno 10, dai. 7, 8, 9
10. Ora è finita. E l'ultima parte di addome. E poi abbiamo finito. Così se dovete mangiare, andate a mangiare, no? Con più gusto. Cosa mangiate? Mi raccomando, si mangia pulito, sano. Allora, cosa avevo scritto? Ah, sì, avevo ancora dato focus addome, ok? Ma focus sugli obliqui. Quindi andremo a fare sempre 3 giri. Prima abbiamo fatto Russian Twist con il Plank Twist. Ora andremo a fare dalla posizione Plank. Mi raccomando, No, no, perpendicolari al pavimento o al prato o dove siete. Porto il ginocchio verso il gomito all'esterno, cercando di fare forza sull'obliquo. Finito, mi giro e si continua. Un bel crunch alternato, sempre a rafforzare gli obliqui. Mi raccomando, come dico sempre anche a lezione, che vedo fare queste cose qui, orribili, mi raccomando, vado giù, giù. Non mi interessa la velocità, mi interessa la contrazione, ok? 20, 20, 20, 20, 20, 20 per 3 giri, ok? No, ok? Pronti? Via. Se 20 sono troppi, va benissimo anche 10, Che vista l'ora magari dite facciamo 10 così si va a mangiare. Facciamo 10 si va a mangiare, va bene. Lo dico io, ho fame anch'io. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, non andare in apnea. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E scendi, mi raccomando, lenti, contrazione. 1, 2, 3, 4, 5. Il piede non tocca terra. 6. 9, 10, sali e gira, via, go, 1, 2, 3, sali col ginocchio, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza, è finita, manca l'ultimo. Oh, sali, via. 1, mi si vede, sì. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Brucia sto addome? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ragazzi, bravissimi. Ora nella posizione in cui siete, vi sdraiate e portate le ginocchia al petto rilassando. Una bene appiccicata al pavimento, schiaccia le ginocchia al petto, spalle basse, non voglio vedere le spalle, qua su, giù, appiccicale al pavimento, schiaccia, porta le ginocchia al petto, si continua, allunga una gamba e l'altra continua a schiacciarla al petto, più che posso, cercando di allungare anche il gluteo. Ah, come si sta bene qui però, Sento gli uccellini, qualche macchina. Un po' di ritorno alla natura, diciamo che non ci faceva male in effetti, Anche se era meglio in un altro modo. Cambio. Porto l'altra al petto e schiaccio cercando di allungare anche il gluteo. Allungo anche l'altra
piano piano salgo. Se non riesco a salire con l'addome, mi aggancio sotto e salgo. Faccio, se non mi vedete, mi tuffo in avanti a prendere le punte o le caviglie dove arrivate. Divarico e continuo a tuffarmi al centro. Cercate di scendere, 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 scendere. Dovete sentire tutta la parte posteriore femorale che allungano. E risalgo. Porto un ginocchio dietro. Porto l'altro dietro. Quadricipiti. È sufficiente stare leggermente in contrazione oppure mi appoggio sulle mani, per i più bravi sui gomiti. Alcune delle mie allieve vanno giù direttamente con la schiena. Che roba! Piano piano risali. Da questa posizione vai in quadrupedia. Inspirando, porti l'ombelico dentro e incurvi, espirando in archi spingi bene in fuori, esagera pure i movimenti, va benissimo. Inspiro, espiro, ancora una volta, espiro, sali. Prendi le punte e allunga i femorali. Sposto un attimo il tappetino così mi vedete. Incrocio le mani avanti e salgo. Apro. Incrocio dietro, spalle basse, petto in fuori. Sciogliamo le spalle, ruota indietro. Precipiti dal gomito, mano con le scapole. Cambia. Bicipiti. È uscito anche il sole. Ora cambio. Mani ai fianchi, collo, cerco di far ruotare a rotazione completa da un lato e ritorno, lento senza scatti. Ultima cosa, al gluteo, a gambe unite, sali e apri. Fai ruotare o all'interno o all'esterno a sciogliere la caviglia. La mia fa rumori strani. Croc croc, croc croc, croc croc. Cambio. Non è un buon segno. Sali. E apri, cerca di tenere l'equilibrio. E ruota o all'interno o all'esterno, dove senti più giovamento per la caviglia. Io ad esempio la giro solo all'esterno, all'interno no, non va. E apri, come per scavalcare un ostacolo. Interna, sali e scavalca. E stop. Bravissimi ragazzi. Grazie a tutti, spero di avervi tenuto compagnia in quest'oretta, credo un'oretta, di avervi fatto divertire, faticare, lavorare e insomma per un po' ci siamo stati insieme. Mi mancate un sacco tutti, non vedo l'ora che questa prigionia finisca
e vi aspetto la prossima settimana. Credo che faremo un intensivo glutei, ma vediamo, ancora non lo so, decideremo tutti insieme. E invece stasera alle 18:30 ci sarà Pilates miofasciale con Monica, quindi vi aspettiamo alle 18:30. Vi mando un bacione a tutti. Se andate a mangiare, buon appetito, ci si vede presto. Mua, mua, mua.